Stano, ci hai fatto un'idea di quale potrebbe essere il vino preferito da Bobo, per esempio? È difficile, non riesco a avere nulla di unico preferibile né in letteratura né in cinema né in tutti i piaceri e la cultura della vita, figurati nel vino che sono fortunatamente tanti i vini da preferire. Ci sono alcune linee, devo dire che a livello medio i vini piemontesi sono quelli che mi entusiasmano di più. So di dare un dolore ai miei compatrioti toscani, ma obiettivamente per ogni toscano di grande valore ce n'è almeno due o tre piemontesi che lo eguagliano, insomma. Per i bianchi direi il Friuli, che rimane la regione in cui pesco di più per bere. Se penso ai miei 20 anni, io ho rischiato di diventare astemio a quell'età lì dalla qualità bassa dei vini che si producevano, perché il famoso decantato vino del contadino, quello fatto con i piedi, era una quantità di porcherie che io ricordo. Poi arrivarono anche i grossi scandali industriali a affossare tutto. Quindi nei recenti 20 anni c'è stato un lungo cammino molto positivo, cioè a mio avviso la qualità del vino si è alzata notevolmente in tutte le regioni d'Italia e anche regioni che prima sembravano non vocate al vino, basta pensare al litorale toscano per fare dire che sono diventate invece regioni di eccellenza, poi tutto il sud, che prima veniva usato solo come vino d'attaglio portato in autobotti in Toscana, si è riscoperto invece la capacità di fare dei grandi vini. La comunicazione oggi sì, non sono in grado di dire se ha dei limiti e come si può limitare. So che viene intanto limitata l'idea internazionale di trasformare il vino in una Coca-Cola. Cioè l'idea di trasformare il vino in un qualcosa che vale come marca, come la Coca-Cola, indipendentemente da dove viene fatto, dal suo DOC e così via. Ecco, c'è il telefono che arriva sempre a chiudere una conversazione che stava annoiando.